that you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Ciao a tutti ragazzi, io sono GGRX96 e oggi siamo ritornati su Fortnite, perché oggi vi andrò a spiegare dove appunto andare a trovare dove andare appunto come fare per livellare su Fortnite, ragazzi. Come sapete, in questa stagione è molto difficile livellare. Infatti, voi mi direte: come posso io ad essere già arrivato a livello 215? Adesso ve lo dirò. E vabbè, sì, tu sei al 238. Tra l'altro, ragazzi, oggi siamo in compagnia di Vincenzo. 5 like se volete un nuovissimo video insieme a lui. Io sono atterrato ad Altura Coglienti. Sono atterrato. Va bene. Vabbè. Ah, giustamente sei andato a pacco per il Barret. Sei a fightare? Comunque ragazzi, adesso vi spiego appunto come livellare su Fortnite, più semplicemente. Se ci fate caso, sono uscite delle sfide di dominio locale che io ho completato tutte. Infatti mi manca solo una missione, ovvero la fase 3 di 3 Molli Modesti. E la sfida dice: posizionati nella top 10 dopo l'atterraggio a Molli Modesti, 4 su 10. Poi ovviamente vabbè, ci stanno le sfide di Deadpool che non sono ancora uscite, però usciranno prestissimo. E nulla. Intanto già sei morto, perfetto. Come sei crashato? Vabbè. Vabbè, io già tengo una jump. Qui c'è venuta gente, però non ha lootato. Cioè, non c'è venuta. Cioè, c'è venuta gente ad aprire la cassa, però non hanno lootato. What? Vabbè, comunque tengo pure una jump. Mi devo fare materiali. Tengo solo un M16 bianco. Non è possibile che hanno già lootato tutti questi luoghi. Vabbè. Siamo in 74. E poi io, naturalmente ragazzi, oltre alle medaglie superstiti, oltre alle sfide, ci stanno anche le medaglie superstiti. Le medaglie superstiti sono molto importanti perché ti fanno livellare di botto. E non tengo più Max. Il clamoroso. E naturalmente ci stanno anche medaglie. Ci stanno le medaglie superstiti, ma ci stanno anche le assegnazioni giornaliere, ovvero le sfide giornaliere. Come vedete, se voi volete avere più XP, dovete farvi le sfide giornaliere, poi farvi le nuove missioni, ovvero quelle di dominio locale, che tra 11 giorni ne usciranno altre. E poi fare le medaglie superstiti, appunto. Ok, bro, metti pronto così. Ok. Ok, battaglie reali, perfetto. Sì, è crashato di nuovo. Io sono nella schermata di caricamento. Figo. Quindi devo tornare in lobby. Va bene, va bene. Ovviamente ragazzi, altri metodi per livellare sono quelli di appunto andare in rissa squadra e fare abbastanza kill, perché in rissa squadra si livella veramente, ma veramente tanto. Poi facendo anche abbastanza kill, non solo in rissa squadra ma anche in partita. E poi si può livellare anche raccogliendo monete XP.
Ok, c'è venuta gente a Moli Molesti. Ovviamente ragazzi, stiamo atterrando sempre a Moli Molesti perché, come ho fatto vedere prima, c'è la sfida appunto, c'è la sfida di dominio locale. Già sei morto? Tengo già un Famas. Sto laggando troppo. Ti sparano? Io tengo solo un Famas. Sì, ti sparo. Però non tengo materiali. Io devo fare un po' di materiali. Ce n'è un altro? Ok, atterrato, bro. Ok, perfetto. Figo, almeno un Famas ce l'aveva questo. Però medikit per quando lo vuoi. Che fai? Pushiamo? Perfetto, non ho preso nemmeno il danno da caduta. L'ha killato? Mi dai un po' di colpi assalto? Quanti ne hai? Ah, ok, io ne ho 60. No, no, tieniteli, tieniteli. Ti ho pingato il medikit, bro. Vabbè. Ma c'è gente. Ma gente a piccone! Oh mio Dio. Però c'è altra gente. Oh mio Dio, ho trovato pure la spada di Rei. Oh, medikit. Mamma mia. Allora, questo. Sistemiamoci un attimo l'inventario, ragazzi. Che shieldino. Pompa. Medikit. Ok, vedete ragazzi, io già tengo 4 kill, facendo anche abbastanza kill si livella anche un sacco. Adesso ragazzi, c'è un altro bot, Vincenzo, lasciamelo, così faccio vedere anche. Ad esempio, l'atterramento già ti dà 25 XP, poi ti danno 150 XP di eliminazione, quindi molto ma molto buono. Ok, che dici, ci apriamo il cavolo? Boh, sì. Ma vuoi scommettere che troviamo l'airdrop già aperto? Ah, c'è un altro barret, me lo porto. Ah sì, ci stanno pure shieldoni. Colpisce così, ne tengo 48. Ah, è vero, dammi i colpi. Mi ero dimenticato che tenevo il barret. Ne tengo 19 adesso. Ok. Adesso ne tengo 25 perché qui c'erano altri. Ok, qui. Ok. Tu porti il lanciarazzi? Cosa? Non lo posso portare. Dovrei lasciare la spada laser. Cosa fa? Me la lasci, babbo. Ce ne andiamo in safe? Io non tengo cure, bro, quindi se moriamo, cioè se rimaniamo one shot non abbiamo cure. Siamo più in safe, bro.
Dai, ci possiamo portare a casa una bella vittoria reale, dai. In realtà siamo atterrati a Molly giusto per farci gente là. Come dicevo, ragazzi, siamo andati troppo in gatto. Là stanno scendendo. Perché li hai sparati? Ma se loro si muovono, perché tu spari? Appunto. Ok, 126 white. Cioè, colpi razzo ne tengo 4. Ne tengo 4, 4, 4. Tieni i colpi razzi. No, si è spostato se non l'avevo preso. Bro, mi resti? L'hai killato? Ok, grande. Resta. Ok, tengo già 6 kill. Ok, siamo pure in safe, quindi perfetto. Avevo fatto un 126 a 1, solo che mi pare che se n'era scappato. Boh, non lo so. Comunque ha fatto prendere una paura questo qua che è venuto qua a pusharci. Quanti colpi di cieco hai? 76, io ne tengo 28. Me ne puoi dare un po'? Ok, grazie. Ok, perfetto. No, bro, copri. Non ho capito da dove, ma... È un bot? L'hai killato, bro? Ma è bello che mo non vengo nemmeno pure. Oh, c'è un medit. Ce ne stanno due. Tieni. Io mi costruisco un fortino e mi faccio il medkit. Lasciato la spada laser. Che cosa? La spada? È vero, sì, è vero. Eh no, in bagno sono le spalle. Allora la uso anch'io la spada. Pensavo mi avesse tolto shield. Quello lì è sceso giù da lì. Morto? Ok, perfetto. Ok, adesso non ci resta altro che aspettare. Ah, sei full di mitra? Ah, ricordiamoci che io tengo pure questa. Aiuto, dove ci stanno i nemici? No, di colpi mitra no, non so full. Ma da dove? Da dietro. Dove sta Brumelo qui? Ah, l'ha ucciso. Me lo fai lootare a me quello? Ah, mi lasci pure i colpi vita. Ok. Vado subito a lootarmi quello. A questo punto io mi la lascio la spada laser per prendermi il medikit, perché se qui ci sta pure un medikit e un flopper, ma mi prendo il flopper, ragazzi. Hai piazzato una jump? Va bene. Dove l'hai piazzata? Ah, a Molly, cioè noi siamo andati a Molly e la safe proprio si chiude a Molly. Va bene. Gente da te, va bene, arriva. Ma il botto pure è forte? Ah, quello lì è il pallotto di prima, bro, è il pallotto di prima. Questo qua è il pallotto di prima che usava. Grande, bro. Però a questo punto
a questo punto faccio così, ragazzi, sapete come faccio? Lascio il pompa, lo so che il pompa è utile, però io uso poco il pompa. Però lo so, lo devo lasciare. Cioè, io voglio portare pure il cecco, capisci? Se no dovrei... Va bene, lascio il cecco, da. No, per questo devo solo... Vabbè, ho preso pure il pompa a scarico. Oh mio Dio. Mi hanno... C'era uno con lo sniper. Una terra? Una terra? Ok. No, pure le granate vanno bene con i tizi con le spade laser. L'hai atterrato, perfetto. E attenzione che c'è gente che spara con... E appunto. Siamo 2v2, dai. Ce la possiamo fare, ragazzi, per portarci a casa questa bella vittoria reale. Dai. Colpi a salto mi servono. Ok, 215. Materiale. Io 600... buono questo. Bro, che cacchio fai? No, mi hanno atterrato, bro. Perché non hai pushato? Che si qua spammano di raggi, bro, attento. Attenzione con il razzo. Va bene, ragazzi, come vedete... come ti sei suicidato? No, vabbè. Va bene, secondi, dai, bella posizione. Ce la potevamo fare se questi non erano forti. Sì. Va bene, ragazzi, come vedete, nella fase 3 siamo arrivati a 5 su 6, a 5 su 10, mentre prima eravamo a appunto 4 su 10. Ebbene ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e superiamo per questo video i 5 like. Ciao!